Salve a tutti amici di YouTube. Oggi faremo il video con la nostra Rex Electrolux Jetsi Talky. Faremo un bel bucatone di asciugamani. Bene. Allora, scusate, ma sapete, qui il posto per muoversi non è proprio tantissimo. Cerchiamo di starci. In poche parole, sì. Beh, ci proviamo, ecco, vediamo se spostandoci così ce la facciamo. Bene, ok. Allora, iniziamo a caricare le asciugamani, visto che sono anche asciugamani belle grandi e pese. Andiamo a farci un bel lavagione. Come si dice, il lavagione dell'asciugamanone. Tutti asciugamani grandi, teli molto grandi, ve lo dico, tutta spugna con teli grandi proprio. Beh, oggi tocca a lei, oggi lavora lei e vediamo come lavora con un bel caricone di asciugamanoni. Tenendo conto che quando sono bagnate calano della metà. Ma mi sa che non ci aggiungo altro, siamo già arrivati veramente alla. Aspetta, vediamo se mi ci sta questo. Sì. Non farò prelavaggio, quindi lavaggio proprio, come si dice, ecco qua, basta. Di più non ci sta, perché poi diventerebbe troppo. Benissimo. Allora, accendiamo la nostra Talky. Bene, benvenuti nella Talky. Allora, scusate, dunque, cotoni. Non farò il 1600, ma lasciamo a 1260, va bene. Cotoni, benissimo. Direi di lasciare così, sennò faremo i cotoni eco. Ecco, facciamo i cotoni eco. Però vi Scegli ricordo. le opzioni da abbinare al ciclo oppure premi Start. Vi ricordo che col cotone eco la macchina fa solo due risciacqui e non tre, quindi dovrei principalmente poi dopo rifar fare il ciclo di risciacqui su risciacqui, perché comunque sono due risciacqui con tutta la spugna un po' poco. Comunque siamo pronti, come vedete. Ah, lasciamo giustamente 1260, va bene. Eco, perfetto. Siamo pronti. E intanto metto anche il detassivo. Ecco qua. Mettiamo il detassivo. Facendo, ha fatto la precarica e adesso sta caricando. Ho usato il perborato, ragazzi, come additivo, perborato in polvere. E voi direte: ma dove lo trovi? Perché non si trova più da nessuna parte il perborato. Adesso vi faccio vedere un attimo.
Eccolo qua. Se ve lo faccio vedere. Scusate, ma giustamente va. Eccolo qua, perborato. Vediamo. Ecco, siamo nella fase di lavaggio. Ecco il sacchettino di perborato, come vi dicevo. Vi ricordate il vecchio perborato che si usava una volta? Eccolo qua, l'ho trovato. Scusate, ma guardate che livello di lavaggio che fa.
Vi ricordo che questa è la Jazzy Talkie, Lava Biancheria, Rex, Jazzy Talkie. Stiamo usando il cotone Eco,
Siamo sempre nella fase di lavaggio dei nostri cotoni eco economia 18:55. La macchina è partita alle 17, insomma alle 5 e mezza, diciamo 5:35, 17:30, 17:35. Vi ricordo, come vi ho detto all'inizio, questo programma fa solo due risciacqui, poi io gli ripeterò risciacqui, altri tre risciacqui sul programma risciacquare, cioè risciacquo sul programma risciacqui. Sono riuscito a metterlo per bene. Vedete come veramente fa un lavaggio molto energico, facendo le rotazioni con la doppia velocità. Ormai ci stiamo avvicinando alla fase di risciacqui. Penso che l'abbia lavate bene queste asciugamani, cosa pensate? Io direi proprio di sì. Pensare che all'epoca, nel 2004, quando uscì, costò un sacco di soldi sta macchina, superò perfino i 1000 euro, non so se veniva a 1100 o 1200 euro costava. ...2004-2005 uscì sta macchina. Non gli faccio fare il super risciacquo, perché in queste macchine, già in questa serie, inserendo il super risciacquo, la lavabiancheria automaticamente giungeva a due risciacqui supplementari, però i primi due senza centrifuga intermedia e gli ultimi tre risciacqui invece con la centrifuga intermedia e la finale. Carico acqua di fine lavaggio. Adesso partiamo con la inizia con la centrifuga intermedia di fine lavaggio.
la schiuma. Primo risciacquo. Thank you.
scarico acqua del primo risciacquo. Thank you.
Ecco qua, adesso ha fatto il primo risciacquo, mettiamo in pausa, cancelliamo il programma. Ecco qua, siamo tornati alla programmazione. Ecco, mettiamo su risciacqui, non 1600, 1200, ok, e parte con i risciacqui. Allora, ritorniamo noi. Questo sarebbe il secondo risciacquo, perché io nel programma Eco, Cotoni Eco, ho fatto fare solo un risciacquo, poi ho stoppato, ho annullato il programma e poi ho impostato la fase solo di risciacqui, come potete vedere. La macchina effettuerà tre risciacqui, due risciacqui con centrifuga intermedia più il risciacquo, il terzo risciacquo con ammorbidente. Quindi io conto il primo risciacquo che ho fatto nel programma Cotoni Eco, quindi 1. Questo è il secondo risciacquo. Sì, perché voglio che meno ne faccia 4 risciacqui, visto che nei risciacqui è un po' avara, ma non per colpa sua, poverina, ma è stata programmata il software è stato programmato in questo modo. Perché ripeto, in queste macchine già completamente elettroniche, che gestiva tutto era i livelli. Allora c'è il presostato meccanico, come ho già detto altre volte, però gestisce il riscaldamento. Soprattutto veniva adottato per gestire la fase di riscaldamento e l'antibollizione. Poi abbiamo il presostato 2, che è invece quello analogico, che è quello che gestisce i livelli di lavaggio, sia nel lavaggio che nei risciacqui. L'unica cosa che non riesco a capire è perché nei risciacqui mi fa il livello più basso rispetto ai lavaggi. Una concezione veramente che, vabbè, per carità, va benissimo che nel lavaggio, specialmente un carico così, il livello se più alto meglio ancora. Scarico acqua del secondo risciacquo, anche se, ripeto, è stata messa nella fase di solo risciacqui, però io conto anche, come ho detto prima, il primo risciacquo che ha fatto nel lavaggio del programma Cotoni Eco, quindi sono due risciacqui. Sul discorso della logica dei risciacqui che fanno loro, è che quei risciacqui vogliono fare il livello basso. Esempio, adesso la macchina, anche se non ho filmato tutto il risciacquo, il secondo risciacquo, ha fatto ben 3 rabocchi e quindi ha portato un livello, insomma, non dico alto ma medio. E già va bene. Va benissimo. Loro è la logica così, non so perché, hanno sempre lavorato in questo modo, sia nelle prime Jetsi che uscirono, vabbè, avevano gli spin rise, però comunque il livello era sempre molto basso di risciacquo. E quindi è una logica loro che hanno sempre applicato. Poi questa serie TimeTech, mi ricordo bene,
questa fa parte della seconda serie Ten Tech, perché poi è uscita la prima e la seconda, che era questa, che c'era la Jazzy Talkie con sempre l'inverter, eccetera eccetera, solo che questa non aveva il sensore di torbidità dell'acqua, anche se è predisposta ad essere aggiunto. Però va bene, ho risolto il problema, ripeto, i risciacqui, la fase di risciacqui, quindi la roba viene sciacquata come desidero io, non c'è problema su questo lato qua, assolutamente. Sono macchine che nascevano con una logica loro, giustamente ogni casa produce una macchine che hanno una loro logica secondo la casa produttrice. E secondo gli standard, perché sai, questa era una classe A+, quindi i livelli dovevano essere comunque bassi sia nel lavaggio ma anche nei risciacqui. Anche se questa macchina è partita un po' sbilanciata, vero? Sì. Tipico di queste lavabiancheria della Rex, eh? Anche la Kilotech 8 era la stessa cosa, perché come elettronica ha la stessa logica, stessa elettronica, anche se questo è un software più aggiornato ancora rispetto alla Kilotech, era l'ultima versione questa è stata. Anzi, scusate, no, la Kilotech è stata l'ultima versione, perdono, ho fatto un po' di confusione, perché questa è uscita prima della Kilotech da 8 kg, la 8 kg uscì dopo la 7 kg, le Jazzy 7 kg. Siamo nel terzo risciacquo, ha già fatto 3 rabocchi la lavabiancheria.
scarico acqua del terzo risciacquo e centrifuga intermedia. Infatti ho filmato già il secondo spunto che parte con la centrifuga intermedia proprio, effettiva. Quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente, ovvio. Scarico acqua del quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale a 1200. Tema. Poldo!
Scusate se vedete l'orario, ma la macchina è stata ferma un'oretta. L'ho messa in pausa con l'ultimo risciacquo.
possibile estrarre la biancheria dal cesto. Ciclo terminato. È ora possibile estrarre la biancheria dal cesto. E con questo abbiamo finito il nostro ciclo di lavaggio. Bene. Grazie a tutti. Ai prossimi video. Ciao a tutti.